Ciao, sicuramente ti sarai imbattuto per vendere su Amazon in corsi di Amazon FBA dove ti parlano tutti della stessa cosa, ovvero che se vuoi vendere su Amazon devi importare i prodotti dalla Cina. Questa pratica non è che sia formalmente sbagliata, è una pratica molto difficile da applicare per tutti, in quanto il processo tra quando arriva il prodotto e quando poi effettivamente viene venduto su Amazon è molto complesso, per via di certificazioni e lungaggini che l'import su un paese come la Cina comporta. Fermo restando che da 2 anni colossi come Alibaba e AliExpress, che comunque fanno parte dello stesso gruppo, stanno iniziando a vendere direttamente in Italia, dando sempre meno spazio all'import dalla Cina. Questa che tu vedi nella home è il nostro premio nel 2014 che abbiamo ricevuto io e mio fratello per la vendita di prodotti però brand su Amazon. Da qualche mese abbiamo iniziato il progetto Shoppalo, ovvero la prima piattaforma in Italia che ti permette di vendere su Amazon prodotti brand senza nessun tipo di struttura, senza nessun tipo di logistica o investimento da fare. Esattamente. Hai capito bene, non dovrai avere né un ufficio né un magazzino e né altro tipo di struttura se vorrai vendere su Amazon prodotti brand. La domanda che tutti ci fanno è sempre la stessa: perché abbiamo fatto un progetto simile quando abbiamo anche gli account come venditori attivi? Il concetto è semplice: abbiamo talmente tanti prodotti da poter vendere su Amazon brand che non siamo in grado di acquistarli tutti. E abbiamo deciso di iniziare questa condivisione con la community che da diversi mesi sta facendo vendere a persone che non hanno mai utilizzato Amazon con profitto. Ci sono attualmente decine e decine di persone che senza nessun tipo di struttura hanno iniziato a vendere su Amazon. Questa è la nostra storia, come vedi, qui te la sottolineo, nel 2014, che ti dimostra la bontà del nostro lavoro. Abbiamo attualmente account con oltre 4.000 feedback in Italia e diverse migliaia. Questo significa che potrai vendere su Amazon senza nessun tipo di struttura o logistica. Allora, come si può vendere su Amazon Brand? È qui nella nostra home page. Il 5-6 ottobre a Pescara c'è un evento molto importante sull'arbitrage avanzato e sull'account manager. Tra poco ti parlerò di tutti i nostri servizi. Iniziamo con Shopalo Mergins, che è quello che è già attivo e che a fine settembre, rispetto a questa schermata che stai per vedere, riceverà un enorme aggiornamento. Attraverso questo nostro software, per il quale già ti puoi abbonare, troverai i prodotti messi in questa maniera, ovvero con l'ASI, il prezzo di acquisto presso la nostra piattaforma e il prezzo di acquisto di vendita che c'è attualmente su Amazon. Ti indica marginalità, percentuale, sell rank, commissioni e tutte le informazioni che ti possono servire affinché tu possa capire se questo prodotto è profittevole o meno su Amazon. Su Shopalo Margins, ripeto, a fine settembre ci sarà un enorme aggiornamento che ti permetterà di trovare il prodotto in maniera abbastanza immediata. Quindi troverai il paragone per 5 market europei, troverai direttamente il margine di profittabilità e quindi ti permetterà di scovare subito i prodotti che ti possono interessare per vendere su Amazon. In questa infografica ti mostriamo le tipologie di vendite brand che puoi trovare con noi. Allora, come ti ho fatto vedere adesso, c'è Shopalo Mergins, ovvero prodotti della grande distribuzione messi a disposizione dai nostri software. Però stiamo per introdurre delle tecniche ulteriori per la vendita del brand, attraverso Cadabra, il nostro software di arbitraggio avanzato, Project Nimo, il nostro programma per account manager. Prima di parlarti di questi due software, ti parlo dei prodotti Lampo, che sono molto vicini a Shopalo Margins perché sono prodotti della grande distribuzione che ci vengono offerti dai nostri fornitori ad un prezzo molto ridotto per via, a volte, di offerte o rimanenze di magazzino. Questi prodotti, per poter acquistarli, devi far parte del nostro gruppo segreto. Per far parte del nostro gruppo segreto, ti basta abbonarti a Shopalo ed entrerai in questo gruppo dove ricevi consigli, prodotti e comunque suggerimenti su come vendere al migliore dei modi su Amazon. E ovviamente condividerai le tue sensazioni con persone che già stanno vendendo con profitto su Amazon. Allora, le altre due tecniche che ti voglio mostrare, che mostreremo all'evento, qui ti puoi prenotare il tuo posto del 5-6 ottobre di Pescara, è il software Cadabra,
l'account manager Nimo. Allora, qui trovi un video per ogni singolo software. Però in breve ti posso già dire in questo video che Cadabra permetterà di vendere prodotti in arbitrage avanzato. Che cos'è l'arbitrage? L'arbitrage è la capacità di saper vendere un prodotto in un negozio A e rivenderlo in un negozio B, dove nel negozio B la domanda è più alta rispetto al negozio A. In pratica non fare altro che utilizzare, diciamo, delle tecniche che noi ti mostreremo per poter vendere senza dover acquistare il prodotto prima e senza doverti occupare di qualsiasi tipologia di reso. Quindi una tecnica molto importante che ti permetterà di trovare qualsiasi opportunità a qualsiasi orario del giorno senza dover neanche attendere l'ok dei fornitori. Per quanto riguarda Project Nimo, riguarda l'account manager. L'account manager, secondo la Camera di Commercio, il Sole 24 Ore, è tra i primi tre lavori dei prossimi 5 anni. L'account manager è quella figura che si occupa di vendere prodotti di terzi che, per i quali è stata richiesta una consulenza da parte di questa attività nei vostri confronti, ovvero. Ci sono moltissime attività che in Italia sono offline, che però hanno prodotti profittevoli da vendere su Amazon. Il grande problema di questa attività è la gestione sia dell'account Amazon che delle spedizioni. Grazie al nostro programma di account manager, appunto Project Nimo, vi forniremo i software per la gestione di queste attività che richiedono di andare online. Considerate che le possibilità che avete davanti sono enormi, perché meno del 10% di questi negozi in Italia sono online. Questo significa che voi vi potete recare in qualsiasi attività e proporre loro la possibilità di andare online. I negozi e comunque le attività offline hanno condizioni di acquisto nettamente favorevoli rispetto alla distribuzione online, in quanto hanno anche dilazioni di pagamento molto lunghe rispetto a chi vuole vendere online, che molte delle volte è costretto ad acquistare prima. Quindi, Project Nimo vi permetterà di entrare in qualsiasi attività fisica e di permettere loro di vendere attraverso la nostra piattaforma per e-commerce che presenteremo giovedì 5 nella nostra live. Quindi, ricapitolando, vendere brand è per noi l'unica soluzione per vendere con Amazon con profitto. Attraverso i nostri software Shopalo ci sarà la possibilità di non essere strutturati, non dovete avere un ufficio, né dei collaboratori e né un magazzino, perché saremo noi a fornirvi tutto quello che serve per vendere online. Attraverso queste quattro tecniche che vi abbiamo appena mostrato e con l'evento del 5-6 di ottobre a Pescara sarete in grado di poter utilizzare questi software al migliore dei modi affinché potete affrontare già quest'anno il vostro primo Natale su Amazon ed avere risultati concreti. Ripetiamo, se volete vendere su Amazon, la vendita del brand e la dimostrazione è il nostro premio ottenuto sin dal 2014 e ripetuto nel 2015 come miglior logistica italiana Amazon FBA a Milano, è quello di utilizzare prodotti fatti da altri e non prodotti direttamente a vostro marchio, in quanto le problematiche sono enormi. Quindi vi aspettiamo nella nostra piattaforma e vi rinnoviamo l'invito di partecipare al nostro evento a Pescara, dove vi mostreremo i nostri software Cadabra e Nemo per la vendita di prodotti brand attraverso le tecniche appena poco evidenziate. Vi aspetto, un saluto, ciao.